Via Batteria Nomentana, Gabriele Paolini, il decontestualizzatore catodico. Io stavo andando in macchina, eccola qua, dovevo un attimino togliermi da dosso un po' lo stress della giornata e ho incontrato quattro splendide fanciulle. Cominciamo da colei che mi ha rubato il cuore, Sara Tommasi, non ti offendere, non ti stranire, Giuseppe Bellissima, però c'è anche chi è bello, Giada. Ciao. Giada, capello bianco e nero, capello suo. Assolutamente sì. Non so, un capello che mi ricorda un po' Virnalisi, Anna Procleve, bellissimo. Originale. Poi abbiamo qua nome? Marta, che compie gli anni lo stesso giorno a tu. Marta, aspetta, chi era Marta? Il nome Marta, aiutatemi. Il 12 ottobre? Sì. Ok, qui abbiamo Fabiana, togliamo un attimo il Ray-Ban, se no facciamo come Fabrizio Corona, amico, che poi amico Fabrizio, tu dici piace donne, Fabrizio, anche tu sei bisex, vabbè, l'ho testato. Ok, quindi tu hai detto il nome? Fabiana, nome esotico, e qui abbiamo Ramona, la più silenziosa, ma dall'occhio molto intelligente, creativo, silenziosa ma creativo. Allora, intanto io ho la simpatia di aver dedicato questo manifestino alle quattro fanciulle. Leggiamo solo la nota bene: Giada, bella come una nespola da cogliere a luglio, questo vediamo a voi. Grazie. E dedicata a lei, che il compleanno suo è il 12 ottobre, poi vado in macchina. Prova megafono, 1, 2, 3, prova megafono, in questa Roma calda, ma chi direi calda, più che calda, che era il 1 aprile, dedicata a voi, Emilio Fede, Muto! Salutiamo anche il taxi 3570, io ho appoggiato anche pubblicamente la vostra manifestazione al Circo Massimo. Viva i tassidari, ma ha costato un po' meno perché comunque costano troppo. Ok, bene. E io per concludere bacio umilmente la terra che voi calpestate, credendoci, non è fatto per far spettacolo, ovviamente, partendo dal presupposto che sono 135 donne uccise in Italia nel 2012, 8 milioni di denunce, di ripendi, di vessazione, di umiliazione. Io trovo che questi uomini facciano schifo e devono marcire in galera. Quindi pene certe, il movimento del sesso, il mio movimento politico che ho fondato 2 settimane fa, il movimento politico, non voglio né entrare alla Camera, né al Senato, e né voglio che nessuno di chi appoggerà questo movimento entri, perché chi varca la Camera, chi varca il Senato, e la prova è il Movimento 5 Stelle, che io ancora oggi voglio crederci, però stanno cambiando anche loro. Sì. Perché Roberta Lombardi, che amo e stimo, una donna intelligente, teatralmente, quando mi incontrava, prima di essere deputato, io l'ho incontrata prima, bacio, abbracce, dopo Gasma mi direbbe un po' più, ciao Roberta, ciao Paolini, oppure Di Battista, ciao Paolini, il ciao Paolini me lo deve dire Di Pietro, me lo deve dire, ma non dei ragazzi che hanno varcato la Camera e il Senato e si vogliono far chiamare cittadini. Rimanete cittadini, perché sennò io mi incazzo pure con voi.